Inaugurazione della campagna elettorale per Salvo Pogliese, grande festa per la città di Catania, ma la festa più importante sarà certamente il giorno in cui si potrà avere il sindaco a Catania. Ecco. Mi auguro, questo dipenderà dai catanesi, ovviamente non soltanto dalla mia volontà, dalla mia passione, dal mio entusiasmo. Il vento soffia a nostro favore, non possiamo non riscontrarlo, c'è un grande entusiasmo, c'è una grande attenzione attorno a questa candidatura che raccoglie tutto il centrodestra, ma si allarga anche oltre i confini classici del centrodestra. Basti pensare a Catania Nazione, una lista civica che ha una matrice culturale diversa rispetto alla mia, ma che ha voluto condividere questo percorso amministrativo. Siamo felici e orgogliosi di aver determinato tutto ciò, siamo felici e orgogliosi di aver presentato 9 liste fortemente radicate all'interno della realtà catanese, rappresentative di varie realtà sociali, professionali, di varie fasce anagrafiche. Abbiamo presentato una giunta assolutamente qualificata con 2 assessori, mi riferisco a Roberto Bonaccorsi e Sergio Parisi, che rappresentano il meglio che si potesse esprimere all'interno di alcuni settori, basti pensare a quello della finanza pubblica e quello sportivo, e altre 2 persone rappresentative dei partiti nazionali come Ludovico Balsamo e come Fabio Cantarella, che hanno già maturato esperienze amministrative importanti. Credo che ci siano tutte le condizioni per una grande vittoria, ma soprattutto credo che ci siano tutte le condizioni per un nuovo percorso di rilancio della nostra città, di discontinuità rispetto al passato. Enzo Bianco è sindaco di Catania da 30 anni, venne eletto la prima volta nel luglio del 1988, sono passati 30 anni, credo che ci sia la necessità di un rinnovamento che mi auguro di poter interpretare, perché a differenza di quello che anche altri autorevoli candidati possono proporre, io posso, a differenza di altri, ribadisco, vantare un'esperienza amministrativa maturata sul campo, da consigliere comunale, da presidente della commissione di studio del comune prima, da assessore provinciale, da deputato regionale, da parlamentare europeo. Mi auguro che i catanesi sappiano apprezzare tutto ciò e il 10 giugno possano determinare una grande vittoria per le elezioni amministrative di Catania. Grazie di cuore a tutti voi per aver accettato.